Siamo andati sotto per un errore dell'arbitro. Avrei voluto vedere questa partita senza quell'errore. Perché magari la perdiamo, magari il Foggia ha la forza di fare il gol in qualche altro modo. Probabilmente avrebbe avuto la forza di fare il gol in qualche altro modo. Però stiamo parlando di partite virtuali che io purtroppo non posso commentare perché non sono esistite. Dopo 20 minuti si è messa la partita, si è incanalata nel modo migliore per il Foggia, squadra esperta, che è solida, che sa perdere tempo quando bisogna perdere tempo, sa tenere palla, sa spezzare il gioco. E si è incanalata nell'unico modo in cui non si doveva incanalare. Detto questo, ci siamo presentati due volte davanti al portiere nel primo tempo, a tu per tu. Un'altra volta con Calemme che poteva darla a Camarà, ancora a tu per tu. L'ultima azione di Camarà e poi tu. Il Foggia è il Foggia, tu più di 4-5 occasioni di gol non è che poi ti concedono ad una squadra che è ultima in classifica. Non siamo stati bravi a fare l'1-1. Poi vediamo se dall'1-1 ci inventiamo qualche altra cosa o magari si può finalmente giocare a calcio.